Travel, okay, so it's a point where since
thousands, yeah. But the Romans, yes. Romans, it was a kind of pilgrim. Okay. So what we will do today is a kind of travel, but she was trying to explain that today we can travel physically, but we also can travel with our mind, with imagination, and also virtually. Okay, so she was asking which are the differences between traveling with your body or just traveling virtually. No? The smell. L'odore, perché se vado virtualmente non sento gli odori. Todavía. Ancora. Poi che altra cosa c'è? Che molto spesso non fai compagnia, parla. Bravo. Questo significa che? Comunque devi viaggiare da solo e quindi non scopri cose nuove insieme ad altre persone. Esattamente. Non incontriamo persone. So when we travel virtually, we don't share experience because we are traveling alone, and we don't feel like our senses are not like that. We don't use it. No? This is something we virtual, so we don't smell, we don't actually touch. No? So it's different in that sense. Dunque, viaggiare significa incontrarsi, giusto? Incontrarsi tra persone che non si conoscono, che non si vedono o da tanto tempo o che non si sono mai visti. Che cosa succede oggi qui? Guardate, questa è una bellissima situazione di esempio. Che succede quando viaggiamo? Che incontriamo persone che non capiamo. So what happens when we travel? We meet people that we don't know, that they don't know our language, they don't know our way of being, our way of life, no? So that's also something that enriches us in some way, no? E dunque dobbiamo cercare di comunicare, giusto? Allora, come possiamo comunicare se non ci capiamo? A gesti. A gesti? Bene. So how can we speak with somebody that doesn't speak our language? We can help each other with gestures. Gestures. Okay. That's very Italian. Ma ci sono tanti modi di usare anche il nostro corpo, no? Per comunicare. Allora, il teatro fa un po' questo. Comunica con la voce, la parola, ma anche con il corpo, con il nostro atteggiamento. Però adesso basta chiacchiere, direi che facciamo un gioco che è un piccolo percorso di viaggio. Intanto proviamo a camminare qui dentro, camminare, puoi tradurre intanto? Ok, so what we will do today is it's a game. And we will start doing, because what she says is that through theater we can communicate, no? And we can use our body and we can communicate to people, with people that we don't understand. So what we will do today, we will travel and we will try to communicate. And we will do two things. Well, we will mix theater and art and painting. Okay, now it's an easy game. It's an easy game and I hope you will enjoy it. No? Ci proviamo. Allora, l'idea è che camminiamo, intanto riempiamo uno spazio. Ci approfittiamo di questo spazio e ognuno cammina per conto suo. We walk and we occupy space. Facciamo finta, perché il teatro è anche che facciamo finta, di non conoscerci, di non esserci mai visti. Va bene? In the game we don't know each other. We don't know each other. Actually we don't know each other. Ok. Camminiamo e a un certo punto ci incontreremo, ci scontreremo, ci,
cercheremo? Non lo so, vediamo quello che succede. Io vi invito inizialmente a camminare o con gli occhi in su o con gli occhi in giù, senza guardare gli altri. Quando poi ci sarà un contatto, perché per forza lo spazio è piccolo, vediamo che succede. Potete salutarvi, potete non salutarvi, potete girarvi e andare via, cioè ognuno deve reagire come vuole in quel momento, ok? Ok, in the game we have to walk, we can walk with our head down, with our head thinking other things, and we have to, we can touch the other people. We don't know them, but of course we have a reaction. Okay, if I know her, I just know her. So maybe she said I don't want to meet you, or... So, this is the start, the beginning of the game. Okay, we just walk, we occupy the space, we can watch up, we can watch down, and we can react in different ways when we get in touch with another person. Esattamente, esattamente così. E poi direi che vediamo quello che si sviluppa, è breve questa cosa, poi creiamo, cercate poi di magari anche di cercarvi, di cercare persone con cui vi va di stare, perché abbiamo simpatie o abbiamo attrazioni, è diverso, non tutti subito ci sono vicini oppure interessanti per noi, siamo tutti diversi. E in questa diversità ci cerchiamo, ci troviamo e dopo continua il gioco. Ok, so after a while we can also check for someone that we think we could meet or we could know. No, we could try to know. Ok, also kids, we can mix. You want to say also, I want to meet. Ok, so we just start walking. Sì. Io ai ragazzi dico non abbiate timore di approcciarvi con quelli grandi, cioè sono qui come voi, non sanno che cosa stiamo facendo, esattamente come voi. A proposito, scusate, ci sono questi bambini cinesi che sono arrivati poco tempo fa dalla Cina e non hanno capito quasi. Io ho dato l'istruzione di camminare così. Sì. Però non è che posso spiegare tutto. Certo, quindi... logico. Vabbè, poi vediamo quello che succede. Sì, magari esatto, quelli che possono essere presi un po' per mano da quelli grandi. Grazie. L'esempio è perfetto. Esattamente. Bene, allora io direi che via, occupiamoci lo spazio. Andiamo. Un pochino, continuiamo. Andiamo. Continuiamo.
Adesso cercatevi comunque un compagno di montagna. Chi non l'ha ancora trovata, si cerchi una compagna o un compagno. Chi non l'ha trovata? Chi è rimasto solo? Allora, diciamo chi è rimasto solo? Tu sei sola? Benissimo! Due solitudini che si incontrano! No! Ci vede triste! Vede triste senza mandare. Ah sì? Va bene. Ma va bene, va bene. Ok, allora. No, anche tu? Ah, anche me. Benissimo. Se non devo fare. Abbiamo anche Luigi qua. Ah, oh Luigi! Allora. Ah, lei è da sola? Sì. Oh, vieni. The Englishman. Però facciamo più, vediamo un bambino. Sì. Qui siamo tre. Benissimo. Sono difficili da Napoli. Forse non se riuscissimo a mischiarci. Certo. Allora, uno. Su un di voi. Hai. Con lui. Ci siamo conosciuti, però ognuno, una delle prime cose che ci chiediamo ovviamente sempre il nostro nome e da dove veniamo. Anche l'età, ok. Come stiamo. Ok, e una delle cose che è, tu dove sei? Ah, io sono di Roma, ok. Perciò diciamo, partiamo che una delle cose che delle prime cose che vogliamo sapere dell'altro è da dove viene. Che facciamo perciò in questo momento? Dato che abbiamo un gran problema di comunicazione, perché non ci capiamo, quello che vogliamo fare è spiegare all'altra persona da dove veniamo, però disegnandolo. Ok? Però c'è una difficoltà. Adesso. Nora? Dovrà spiegare a Maria che lei viene da Madrid e Nora viene da Évora, in Portogallo. Perciò che succede? Nora dovrà raccontare com'è Madrid e Maria dovrà disegnare Madrid. Ok? E così al contrario, Maria dovrà raccontare a Nora com'è Évora e Nora dovrà disegnare Évora. La difficoltà ovviamente è che non parliamo la stessa lingua, però ci dobbiamo aiutare con i sensi. Perciò la nostra città non sarà solo una città con dei monumenti, ma sarà una città dove magari c'è molto rumore, dove magari, non lo so, la gente strilla molto, con gli occhi, con gli odori, ok? Perciò cerchiamo di aiutarci attraverso l'arte, attraverso il disegno e superare la barriera della lingua. Ok? Perciò diciamo la regola è molto semplice, la spiego in italiano e ora dico in inglese. La regola è che io devo spiegare dove vengo alla mia coppia e lei deve disegnare la mia città. Così dopo alla fine vediamo quello che abbiamo capito. Ok? E così è viceversa. So, what we have to do is now, we finished our travel. The day, you know, we walked a lot and now we are
sitting in our youth hostel. Okay, and we are chatting with the personalities. So what we have to do now is one of the first thing people when they meet ask is where do you come from? Okay, so what we have to do is that imagine the couple. I have to explain you my city. I come from Rome. Okay, and you come from Brussels. Okay, so I have to explain him about Rome, and he has to draw Rome. Okay, he has to draw Rome with my explication. But we don't speak the same language, no? Here we have some problems with languages. So what we have to use is the senses. Okay, we can speak about the noise, the smell. We can help with gestures. We have to explain our city, but we have to cross this barrier of language. Because art, in some way, can cross this barrier, can go through. So I have to. He has to paint Rome, and I have to paint Brussels. Okay. He has to explain me his city, and I have to explain his city. Yeah. I mean, non deve essere tutta la città. Può essere una piazza, può essere una caratteristica, può essere un dettaglio. Okay? You don't have to explain all the city, no? Something. Avete capito? A square, a place, a monument, something. Okay? Una sensazione, un'emozione. Una sensazione. Perciò occupiamo lo spazio, adesso passiamo i fogli, i bambini prendono gli astucci, e poi diamo dei colori. Ma tu devi disegnare, ma tu devi disegnare. Senti, prendi già la sua compagnia. Allora, cosa dovete disegnare? Ombres.
Yeah.
No, ripassalo che non si vede niente. Ma non ho schiacciato, ma bisogna spiegarglielo qua. Ma così piccolo ci vede? Ora mi segna, ma ti metto per il culo per due. Ci posso credere. Mo il problema è la scimmia, la polizia. Va bene? Vuoi vedere come si disegna? Ti do una sberla così te lo ricordo. Povero me. Su. Non c'è pensato. Guarda, così si disegna, santo Dio. Ok. Tu, visto che bevi là, fammi vedere, ce l'hai il parco? E fammi... Ok, vai. Aspetta. Come fai le mani, no? Non si fa le mani? Una delle e le gambe? E un attimo! Dammi tempo! Non è scalzo, fallo scalzo. Ma come non te la ricordi? Moia, Moia, Moia Hasa. Grande artista. Molto grande. Ora dopo te voglio vedere io a te. Facciamo che tu fai la stessa cosa che fa lui, uguale. Sì? Kif, uguale. Ok? Oppure di un foglio dividiamo in due. Dividi in due. Ok, e fate la stessa cosa. Ok, divertite. Cercate per esempio di spiegare. Uguale, cercate di farlo uguale. Ok, dai, pure voi. E Lucia, aspetta. Vabbè, tu fai la stessa cosa che fai Lucia. Falla lì a mezzo. Vai, fai la stessa cosa. E dopo fra un po' faccio bravi, guarda, così mi piace. Lucia. Penso che io.
raccogliere le fragoline di Pierre, che è una, che era la mia attività preferita, andare a raccogliere le fragoline di bosco per poi fare dei dolci, delle crostate con le fragoline di bosco. E in questa casa c'era sempre il fuoco acceso, per cui dal camino usciva sempre il fumo, c'era sempre un odore di legna bruciata, di fumo in questa casa. Sempre usciva, perché c'era una nonna che cucinava delle cose buonissime sul fuoco. Sì, ma lei mangia, ogni volta che segna l'ora, il metodo a Natale, lei ha detto che a Natale era molto grande, che a Natale c'è... Io sono una colombiana, quindi un po' lo capisco. Ok. Però vi dovete scambiare. In Madrid dice typical animal, that is a beer. It's the typical animal that represents Madrid, the beer. The beer. Sorry. Also. The mentos. Those are Bravo. Okay. And Madrid. Bear. The typical animal of Madrid. Here? Here, la Puerta del Sol, Ok, ci siamo? Ci siamo? Allora, abbiamo fatto questo piccolo esperimento. C'è qualcuno che vuole condividere la storia? Somebody that wants to share the moment, the exercise, what they did, what they painted? Somebody? Perché ridi? Allora, Gabriele.
Roma. Ha detto che Roma era un posto molto caotico, con tanta gente, con i pullman, con il Colosseo, con le fontane, con il sole che splende e con delle scalinate, con tanti... è caos. Io questo credo. So this is Rome. And what Gabriele says about Rome is what you can see in the drawing, chaos. Lot of chaos. Stairs, people, sand, water, lots of things. Lot of chaos. Okay. Vai. Allora. Irene. Mi ha raccontato dell'Alto Adige, di una valle. Mi ha raccontato dell'Alto Adige, che c'è una valle con montagne molto alte. Lasciamolo vedere. Con montagne molto alte e una casa e molti boschi. C'era un albero che copriva la casa per metà, sotto cui c'era molta ombra e c'erano molte mucche che già dal primo mattino facevano molto frastuono brucando l'erba con i campanacci. So this has happened in North, in Italy, in the North, and she explained. Sì, è la mia casa di montagna. Okay, so it's her place up in the mountain, and this tiny house is behind a tree. So there's the shadow durante il giorno. Durante il giorno era un tiglio enorme, più alto della casa. Non c'è più. Non c'è più. C'era, sì, c'è. Okay. So this big tree, she remembers this big tree, no? That is there in the house. And it's like there are cows, there is all this, all the how you call it? A rural area. Yeah. Mountains, the animals. Quiet. Quiet, relax. So this is quiet. This is chaos. Okay. You want to, no? Okay, muchas gracias. Talk me about Rome, and I talk about Madrid, okay? And Rome, she explained me a lot of places, which this is the Papa, the Vatican, and then this is the Parliament, the government, and somewhere is very nice, the Fontana, with the place with everybody throw the money. Have Fontana di Trevi. And one more. The government is very important. The parliament, yeah, I say, okay, now you. Puoi parlare in italiano come vuoi. Allora, Madrid, the center, cioè. Nel centro di Madrid c'è la Porta del Sole, dove splende il sole, c'è l'orologio che è grande e il simbolo di Madrid è un orso con le ali e sempre in centro c'è la metropolitana vicino all'orologio. E quando, a Natale, quando appunto si mangiano grappoli di pa. Ding dong, ding dong. Mentre trascorre il tempo. No, è la sotto di me. L'ho detto. L'animale. L'ho detto. Dell'orso. So she talks about Madrid, no? So about the Puerta del Sol. This the big clock that every 31 of December it sounds ding dong, everybody's there taking the uvas, the grapes for next year. Because
because there is tradition in Spain that the last 10 seconds of the year you have to eat one grape for 1 second. So at the end of the year you are now full of grapes. Ad ogni minuto. È l'ultimo 10 secondi. In Galina Station, there is a meter station that you can come from anywhere of Madrid to Puerta del Sol. And what is the animal? That's a bear. Yeah, because in Madrid there is this statue of a bear. Okay. The animal that represents Madrid. Typically animal of Spanish animal. Grazie. Allora, io prima di continuare un momento volevo far vedere, qui i ragazzi, era molto difficile, it was really difficult, because the two guys that really don't speak nothing. So what we thought is, what we can do is an exercise that you do when you're a kid. You know this exercise with specular things? Yes. Okay. Como espejo, sí, como un espejo, like a mirror. So what we said, okay, we cannot speak. It's really difficult. So what we can do is that one draw and the other one two. No? Do the same thing, more or less. So what they did is like this. Okay. And do the mirrors. Because they really don't speak nothing. Okay. Fatto la scuola. So there was something in common, that is the school. They draw something that they have in common. That is this place where they stay a lot of time. But they really don't. Come? No. Okay. Somebody else? Three of you? I draw Brussels, and this is Brussels. And it's at the beginning, this city was I forget the word. The marsh. Marsh. Yeah. Marsh. Swamp. Yeah. And after that, they because it was a lake. River. Thank you. It was a river, and they fixed the city and they put the river for straight. And this is the straight river, and this is the fixed city. So, okay, because of the river or the canal, it's two sides of the city. One is a nice, beautiful ridge with beautiful houses and hills, and the other side is small houses and crowded and stinky and bad. In Brussels, it's really multicultural, so a lot of nations live there. And in the end of the river, they have monument. About nine bowls, and it's a small boy who's peeing. This is a monument as well in Brussels, and they eating. Fritches. They eating fritches and drinking beer. And this is Brussels. And that was my idea, because the European Parliament is in Brussels. So, and on, of course, on the rich side. So I made a European Parliament here. That's it. And we did also a kind of experiment, because she told about the city, but in Hungarian, and neither Ruben and I understand one word. So she tried to explain her city, and this is our drawing. And they were speaking in Dutch. Yes. This is our drawing, so I can only tell about mine. I thought it was about two villages who are in a little bit of war, who made the war with a bridge between and a big river, and I felt a lot of blood and a lot of ambulances. This was my thing, and also for Ruben was yes, a little bit the same thing, but it wasn't at all war. So it was very noisy, yeah. And we thought the noisiness was like a war, but
There were two cities, two... Not the two parts, because we have the Danube and it's two part of the city. Buda is like in Brussels, the rich, nice part, and Pest is the not that nice part, and it's a flat part. And it's really noisy because this bridge is our famous bridge, the chain bridge, and the oldest bridge, and it's really in the city center, so it's really crowded, really noisy, and in Budapest everywhere the sirens, the ambulance. That's quite funny because we didn't understand any word, but we, in a way we understood that there was like two parts with something, but we didn't know what. And I made a war, and but it's noise. So even when you understand nothing, there is a little kind of a... It's very good and have a big church, big church, and what is Templo Romano? Roman Temple, we Roman have the Roman Temple. And the music, the student play music and clear music and many birds. In the city, it's a quiet city, very quiet city. This is Madrid. Madrid? Madrid. She told me it's more like a triangle. Madrid. 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 Okay. It's like a triangle, the community of Madrid. And they have mountains nearby with snow and trees, many trees. And in the other side, it's plain, it's desert. It's like a desert. And so it's very different. Then she told me about the palace and the gardens nearby, the museums. I don't know how to draw, so I didn't draw Guernica. And then the theater, and the bear, and the tree near the bear, and Quilombo Zero. It's also in Puerto del Sol. Very noisy. This represents the noise. Puerta de Alcalá. Bares. La Musica. The music from the bars and the fountains, the famous fountains in Madrid. El abanico. Ventaglio. El abanico. Because in Madrid it's very hot in the summer. The summer is very hot. No. Yes, I know, but I don't know the word. I think it's fan, the word. Yes. Fan. 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 Yes. Fan. F-A-N, fan. Fan. The name of the tree is Madroño. The bear, the bear, and the Madroño. The bear, the bear, the Madroño. It's a legend. No, there's a legend associated with the tree and the bear. They suppose that there were many bears in that area, and trees like that, and the bears ate the joint. Madroños have a little fruit we make a liquor. Yes, a very, 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 very powerful liquor. Very powerful. Don't try it. Don't try it. Okay. Ti manca? Vai. Alzati che se no non ti si vede. Parti. Dici quello che dà. Faccia molto. Passa.
Longa. Ma dove viene tu? Tu parla molto basso. Io parlo molto alto, facciamo che città è? Dici che città? Madrid. Ah, Madrid. Questi sono i palazzi, queste sono le fontane, ci sono tante macchine e c'è tanta gente. Faccio il traduttore? Sì, lui ha detto che è Madrid, che è una città che ha molta gente, molto rumore. Abbiamo quel bel stadio del Real Madrid e abbiamo palazzi altissimi, più grandi da quelli che sono qua a Terni. E poi le ho detto che a Madrid abbiamo dentro della città almeno due o tre autostrade, con tante macchine, e lui ha fatto questa bella pittura. Madrid is the, in English, a ver, it's the, we have three autostrade, come si dice, autopistas? Highway in the city. A lot of rumor, a lot of people, a lot of everything. We have a very high, bueno, rascacielos, ¿cómo se dice, coño? Skyscrapers. Más o menos, bueno. Bueno. And Gervasio, it's from Narni, the most beautiful village in Umbria. Narni, it's a little city with mountains, a beautiful castle, and a beautiful church with three towers, and a little river, and a very interesting food. Pig food, sausages, salchichas, jam, and what thing? Now, the most important for Narni is the food, the castle, and the church. And only 2,000 people, because it's a little city without a rumor and without. Pues no lo sé, without todo lo que no tiene Madrid. It's the opposite. ¿No ves? My English es muy bueno, tú que tenías. En italiano lo digo mejor, ¿eh? Umbria is like a kind of. Maybe you know the Tuscany? No? The idea of Tuscany. So it's green, rich, beautiful places, beautiful landscapes. And Umbria is similar, no? Similar. Tuscany. Mm-hmm. It's very similar. So you eat well. The places are quite, there's a lot of quiet, they're not big spaces, big cities. Gesterni and Perugia, but they are kind of small. And it's all middle-aged, no? Middle-aged, yes. It's all middle-aged. So, city inside the walls, kind of. And the food is very important. Yeah, food is very important. It's very good. Okay, thank you. Okay. Grazie mille a tutti quanti, ci alziamo se volete, salutiamo. Sì, ci salutiamo. Ok, adesso del servo and we say goodbye. Dai, va bene, ma comunque i che ci trae? Ah, certo. No, sono di più, allora noi con la macchina andiamo su 40 come andiamo bene, andiamo su madre.
E poi i bambini possono andare, gli adulti no, e noi restiamo ancora un po'. Allora io posso andare. Io devo andare. Ah già, tu devi scappare. Bene. Allora, non so che cosa ci siamo scambiati, ma sicuramente ci siamo scambiati impressioni, ci siamo conosciuti un pochino, poco poco. Però abbiamo anche conosciuto la difficoltà, no? Di comunicare. E sappiamo però che con la buona volontà, se andiamo in giro, se conosciamo, se incontriamo persone, possiamo comprenderci e non dobbiamo avere paura degli altri, anche se non li conosciamo. C'è sempre un modo per incontrarsi. Ok, so it was a way to meet each other. Che non bisogna avere paura se non ci si capisce con le parole, no? It was difficult, no? Because we don't understand each other. But we don't have to be scared about and I can add that we today knew something else about the places where we all come from, but maybe it's the truth or maybe not. It's just our impression. Okay, so for example, you said you didn't understand nothing, no, but it's just an impression of the other city. Okay, and that's all about. We're not talking about truth or reality. We're talking about sharing experiences, no, and knowing each other without scared, without being shy, but just enjoying the meeting. C'è sempre un modo per dirsi qualche cosa e di stare insieme. E questo era un po' il senso di questo incontro. Io vi ringrazio. Thank you. Grazie.